Per San Valentino vi consiglio questo dolce che ho realizzato con pasta frolla vegana al cacao, crema al mascarpone e crema al caramello salato, una specie di mousse. La pasta frolla vegana è un'ottima alternativa alla classica pasta frolla e dà un tocco di leggerezza alla nostra torta. Iniziamo! Ci serviranno 250 g di farina, mezza bustina di lievito e mescoliamo per far amalgamare bene il tutto. Un pizzico di sale e 3 cucchiaini piccoli di cacao in polvere. Anzi, va, facciamo 4. Aggiungiamo la bustina di vanillina e iniziamo a setacciare. In tanti mi hanno chiesto perché setaccio sempre, ma ecco perché, vedete? Perché sennò ci rimangono i grumi del lievito. 120 ml di olio di semi di girasole, 100 ml di acqua e 100 g di zucchero. Mescoliamo bene il tutto e aggiungiamo la nostra farina. Piano piano creiamo una palletta che metteremo a riposare in frigorifero per un'ora. E nel frattempo occupiamoci di uno stampo. Io ho preso due fogli e li ho incollati con lo scotch. Ho fatto la forma del cuore in una metà e ovviamente ho tagliato ottenendolo anche nell'altra metà. In alternativa potete usare il cartone e foderarlo con l'alluminio. Allora, le dimensioni del cuore sono 20 cm in verticale e 34 in orizzontale. Sono tutte informazioni che troverete sul mio profilo Instagram o nelle storie in evidenza o nei post. Trascorso il tempo necessario, iniziamo a stendere la pasta. Usiamo la nostra carta per trarne uno stampo e poi lamentiamoci un pochino. No, ma poi la gente si chiede perché non vado in palestra. Non gli basta quello che faccio. Mi stanno venendo delle braccia. Otterremo 3 cuori dallo spessore molto sottile. È una cosa che uno dovrebbe fare in 10 persone. Poi uno l'aggiusta. Ricordatevi che niente è semplice come vi fanno credere e io vi faccio credere giusto perché vi faccio vedere che niente è semplice, quindi sono una persona sincera. Vedi, se si rompe ci aggiungete un pochino d'acqua, tanto poi quando è tutto riempito è bello. E in forno a 180 gradi per 10 minuti se l'avete fatto sottile. Poi continuiamo con le altre forme. E da quello che avanza io ho fatto dei piccoli cuoricini. Quelli dovranno cuocere leggermente meno, circa 7 minuti. Ecco, vedete, questo è lo spessore di due cuori, almeno viene più croccante. Passiamo poi alla preparazione del caramello salato. 40 g di burro e circa un mezzo cucchiaino di sale. 100 ml di panna sul fuoco e 80 g di zucchero. Aspettiamo che lo zucchero inizi a caramellare, ma non troppo, e aggiungiamo la panna. Spegnere la fiamma. Non vi preoccupate, è normale che faccia così, l'importante è che lo giriate di continuo. Quando smetterà di fare le bolle, aggiungiamo il burro e facciamo sciogliere. Versiamo in un recipiente e quando è freddo in frigorifero per circa 2 ore. E adesso l'ultima crema, la crema al mascarpone. 150 ml di panna e 50 g di zucchero a velo. Iniziamo a montare. E aggiungiamo 250 g di mascarpone. Trascorse le ore di riposo in frigorifero, prendiamo la nostra salsa e montiamola fino a quando non assumerà un colore chiaro. E adesso prendiamo le nostre due creme e mettiamole dentro due sac à poche diverse. Iniziamo a metterle sulla pasta frolla. E alterniamo, ricordiamoci di farcele bastare per tutti gli strati. Poi ho aggiunto delle gocce di cioccolato e un po' di fragole. Secondo strato. E infine ultimo strato. Poi mi sono occupata della decorazione, ho tagliato delle fragole a forma di cuore e ho aggiunto dei lamponi. Poi questo fa parte della decorazione, quindi se volete fatelo. Ho messo della marmellata di frutti di bosco dentro i nostri lamponi. E infine dei chicchi argentati con la pinzetta, perché sennò era troppo difficile. E voilà, è pronta! Io vi consiglio di aspettare almeno un giorno prima di mangiarla, perché gli ingredienti si amalgamano di più ed è veramente molto più buono. Thank you.